buongiorno a tutti. Benvenuti al backstage di Camera da Letto. La nuova che dici, sì, Stefania, sì. Lei è la parlo l'italiano. Esatto, è la nuova cameriera. Yes, è la cinese. Perché la casa è più grande, quindi abbiamo bisogno di, ho bisogno di una mano, sai. Io faccio la grattina di giambrone, come vedrete. Fai la grattina? Sì, faccio la grattina, poi capire cosa vuol dire. Ah, ok, ok. Filippina. Ah, ti chiami Filippina di nome, complimenti. Non lo so. Filippina. Titi. E poi? E poi niente. Quindi mi raccomando, seguiteci. Com'è la pubblicità? Adesso la pubblicità è sempre per noi. Buongiorno, siamo con l'apinatore. Il lapinatore. Che è un... Antonio. Antonio. Vedete il microfono? Sì, sì, è vero. Immaginate. Avete il gelato qua. Dai, intervistate. Intervistate il personaggio, forza. Il personaggio si chiama? Antonio. No, dico la sitcom. Non suggerire. Cioè poi se dice lei lo stesso nome poi non è credibile. Allora, quindi lei come si chiama? Antonio Gustavo La Passa. Ecco. Ah, è Antonio. Ok. Gustava e non Gusta? Ma non lo so. È il tempo pare. Poteva essere Gusterà, invece. No. Poverino, capita. Comunque lei qual è il suo ruolo? Io il lapinaro. Il lapinatore, lo sfruttatore. Trasportatore. Ah, no, trasportatore. Ah, ho capito, dico, non è bello. Il nome poi. Anche all'estero. Dario, dai, dici no. Tu. Dunque, lui è il lapinaro che fa trasporti, viaggi, anche all'estero. Oppure in America, sul lapino. Se avete di sbarazzare magazzini, scantinate, case, casine, casette, casone. Ma io devo mettere sotto il messaggio pubblicitario. Andiamo pure su Sky. Zio Nino, se lei parla così non ci capisce nessuno, dobbiamo mettere i sottotitoli. No, in italiano sì, sto parlando. Un pochino. In italiano sto parlando. Lui è il lapinaro, il lapinatore, come si dice in italiano? Uno che porta la lapa, come si dice? Allora, il guidatore di lapino. Lapinaro. Il guidatore è troppo italiano, stiamo parlando però. Così gentile. Antonio Gustavo La Passera. Gustavo nel passato, ora si chiama. Ora è sposato, era Gustavo. Non gusto più. Ormai quello che è, tempi che furono. E io ora si buttano un ridere. Si buttano un ridere. E invece il suo personaggio. Attenzione, cosa trasporta questo signore? Io sono. Il dottor. L'occhio! Io sono Antonino. Intanto questo è proprio il backstage che si vede il signor Melodia che... Come Melodia? L'ex signor Melodia che... Si sta allenando alla corsa. Oh, la principessa? La principessa che parla con me, chi c'è da fare? Non l'ho capito. Allora, quindi, stavamo dicendo che sono lui, io. Uzzunino che si trasferisce insieme alle sorelle... Bagnera. Alle sorelle Bagnera. Perché ancora non è riuscito a impurpettare. A carta capoleato, ma purpetto non ha fatto ancora. Quindi nel momento in cui riuscirà a impurpettare, Uzzolino può anche morire tranquillo. Ma fin quando impurpetta va a sé. Ma come è morto, qual è il problema? Come finiva? Tranquillo un vice bello. Tranquillo agitato. Ecco. Tranquillo agitato, ma con la pace dei sensi, cosa che ancora non c'è. E adesso abbiamo un altro personaggio, abbiamo... Guardi chi c'è, Eloisa. Buongiorno, guardate, sono contenta, sono il backstage. Quello lì, ok. Sì, io sono Luisa per gli amici Lo Alza, soprattutto in italiano, anche per gli amici comunque più intimi che lo sanno, perché io fungo da piffero magico, nel senso che riesco a muovere tutto quello che mostro, io lo faccio diventare scicigno. Questo è il più grande. Ma che occhi di gatto, è arrivato da occhi di gatto. Spider-Man. Giusy. È il tuo personaggio, raccontaci un po'. Vabbè, la sorella maggiore io sono, quella che decide un po' tutto il da farsi della famiglia, sorella Bagnera, è normale. Intanto salutiamo Tiziana. Ma tu la Milano ci sta guardando, ci sta seguendo. E Titti molto presto farà il resto delle puntate perché lei verrà a Milano, non c'è fisseria. Non è che babbio, dico. Sono nella quadratura, io certo che sono squadrata. Io
Allora, noi adesso iniziamo, sì, noi siamo pronti per iniziare la famosa scena dell'Alpino. Dell'Alpino del Ciaciocco. Allora, seguiamo allora alla TV. Sì, tu riprendi tutto backstage, tutto autorizzato. No, non non devo firmare nessuna, non devo firmare tutto, niente. Senza liberatorio, tutto online, anche tutto libero. Se facciamo le puntate non ce ne frega niente, perché noi siamo per voi, per i nostri fans. E poi ti l'Alpino. Quindi che sei emozionata che stai andando nell'Alpino? Sì, sono emozionatissima, ti sbaglio. Su tutto sono salita, Ma mancava solo l'Alpino, onestamente. Vabbè, prima o poi qualcosa deve cominciare, no? Sì, ti sbaglio, detto così, poi è... Dall'Alpino. Signora! È la prima volta che mi capita di andare a presso il lupinario, il gioco, Ma non ne va! Seguitemi! Carini, ultima fermata! Ah, ecco. Bagnera. Inquadriamo pure i fans nel backstage. C'abbiamo pure i fans. No, aspetta. Melodia. Glielo dico! Aspetta, poi dietro! Leviamolo il coso! Levalo l'ombrellone se dovete stare così! Scindi! Aspetta! Attenzione! Silenzio! Accendi! Azione! Vai! Levati ciccio, levati che sono impiccati i freni! La mia prima volta sulla Ok, facciamo di nuovo! La prima volta. L'inquadratura questa da dietro, tutti e tre. È la scala del mezzo. È fantastica, Dario Vecca mi fa pisciare. Frena! Frena! Chi tu fa? È che noi non funzionano i freni. Attenzione! Vado, faccio giù. Vai! Che è il Titanic va a rigirare. Questo Titanic. Non ci serve tipo parabola. Ci vorrebbe. Parabola. Ci dobbiamo togliere tutti, vero sa? Ragazzi, togliamo tutti da questa parte. Siete in campo là. Dovete uscire dal campo. Dal campo di ripresa. Ma c'è un capo mulla prima. La seconda è 8. Già per 15 litri d'acqua. Se la faccia fare 5-6 volte. Ma non lo faccio.